ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A voi la linea. Claudio Sandruvi è sindaco di Montenars, nel comune è stato raggiunto il quorum, essendo Sandruvi appunto candidato unico alla carica di primo cittadino e si avvia al terzo mandato. Ma ora tifa per la figlia Laura Sandruvi, candidata a Pagnacco. Se riuscisse a vincere, dice, sarebbe la prima volta da papà e figlia sindaci nello stesso periodo. È emozionata anche la figlia per il risultato del padre. Le abbiamo raggiunte in mattinata. Claudio Sandruvi è sindaco di Montenars, ha raggiunto il quorum, era candidato unico qui come alla carica di sindaco. Innanzitutto complimenti, si aspettava questo risultato? Beh, intanto grazie dei complimenti che non fanno mai male. Dio, quando una comunità ti premia dandoti il voto, credo che per un amministratore, come me tra l'altro che ha un po' di anni di esperienza, sia la più bella cosa, perché non è sempre facile avere la positività della gente. Avere il 70% ieri sera alle 11 mi ha dato veramente la tranquillità. Io bastava che avessi il 50 più 1, ma dobbiamo aspettare lo spoglio perché potrebbero esserci anche qualche scheda bianca. Ecco, io devo prendere il 50 più 1 di voti, ma credo che ce la farò. Ecco, ma consentimi, oggi sono un po', diciamo, orientato per mia figlia. Per caso mia figlia corre a Pagnacco e sarebbe veramente un piacere enorme per me poter essere oggi sindaco di Montenars e lei sindaco di Pagnacco. Gli faccio quell'augurio lì. Certo, c'è l'emozione nei suoi occhi che si vede nel parlare di sua figlia, ma lei si avvia al terzo mandato e ha tantissima esperienza, perché la ricordiamo anche sindaco di Gemona. Insomma, che cosa la porta ad andare avanti come Ecco, sindaco? a me dispiace vedere che anche i giovani non si avvicinano più alla politica non partitica, alla politica del paese. Nei paesi piccoli non si fa politica partitica, si fa politica del paese. E già con qualche associazione, ma è difficoltà trovare i vertici, cioè nessuno vuole avere più responsabilità, perché poi fare il sindaco oggi, io l'ho fatto tanti anni fa e quindi sono ancora oggi, è cambiato, ci sono tantissime responsabilità. E poi tutti scaricati al sindaco, no? Sbaglia l'impiegato perché non manda via un rendiconto, eccetera, paga il sindaco. Sono cose anche queste non belle. E quindi credo che questo anche distrae un po' chi ha una professione. Dice, ah, non vengo a perdere tempo. Ma non è perdere tempo, è che non vengono perché ci sono troppe responsabilità. Quindi io però bisogna sostituirmi me, quindi bisogna che i giovani capiscano che bisogna dare una mano al paese. È un dovere far sì che il paese cresca e senza amministratori non è possibile. La società si forma in questo modo. Qualcuno deve dirigere, ecco, e mettere, come un buon padre di famiglia si dice, no? Non sempre succede e oggi anche noi siamo guardati non più tanto bene. La colpa quindi c'è, c'è. Ma lei, con tutti questi anni da sindaco, comunque nei comuni, mi diceva quasi 48 anni, che 46. 46 anni che gira in tutti i comuni, gran parte Provincia. e provincia, che consiglio darebbe a un giovane che oggi inizia a fare il sindaco per la prima volta? Avvicinarsi alla istituzione, ma non aver subito la voglia di fare il sindaco, l'assessore, eccetera. Imparare. Noi abbiamo fatto una scuola, io ero democristiano e sono ancora democristiano. E io ho imparato e tra l'altro non potevo emergere perché ti frenavano, volevano vedere se eri adatto a una cosa o l'altra, appunto per non fare errori. Oggi invece uno diventa sindaco, non ha mai avuto un'esperienza, l'abbiamo visto, no? Anche in campo nazionale. Ecco, questo è un errore. Quindi anche le comunità devono fare quasi scuola di vita della comunità. Eletto il papà, la figlia adesso spera nel pomeriggio che vada bene. Il papà era molto emozionato, più per te che per lui. Davvero, eh sì, è commosso, sono veramente felice per il papà perché è un risultato eccezionale, segno della riconferma e del riconoscimento del suo lavoro, quindi Montenars ha avuto un bel senso civico, sono felice per lui.
Bagnacco potrebbe avere appunto sindaco Sandruvi e sarebbe per la prima volta, diciamo, papà e figlia nello stesso momento due sindaci in famiglia. Poi come vi gestirete? Vediamo come va, teniamo le dita incrociate, quindi insomma la notte è stata abbastanza agitata perché l'emozione è altissima, spero in un ottimo risultato, confido veramente, è stata una campagna elettorale tra l'altro molto bella, è stata fatta in maniera rispettosa da parte nostra e ho sentito veramente un grande affetto da parte dei cittadini e questo mi ha riempito veramente di gioia, sono proprio felice, al di là di tutto sono molto contenta. Aperto ufficialmente questa mattina il corso di perfezionamento valori identitari e imprenditorialità dell'Università di Udine, rivolto a 11 corsisti discendenti di emigrati friulani, proprio di quarta o quinta generazione. Erano presenti le autorità accademiche, rappresentanti dell'ente Friuli nel mondo, istituzioni partner del progetto, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Un impegno che riprende dopo una sospensione forzata della pandemia, un corso che è ripresentato per la 13ª edizione in collaborazione con l'ente Friuli nel mondo e con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e organizzato dall'Università degli Studi di Udine. Questo è un corso di perfezionamento rivolto ai nostri corregionali discendenti di emigrati friulani in Argentina e in Brasile che offre a questi ragazzi una opportunità splendida, mi permetto di dirlo, un'avventura culturale nella terra da dove sono partiti i loro antenati e da cui e nella quale molti giovani non sono mai venuti. Quindi è un'occasione di rivitalizzare le loro conoscenze friulane e italiane della lingua, ma anche della cultura, del patrimonio culturale del nostro territorio. È un momento in cui i ragazzi conosceranno le imprese del nostro territorio, perché oltre alla didattica in aula, 75 ore di didattica, ci sono altre 75 ore di tirocinio formativo, per cui questi ragazzi, tutti laureati, svolgeranno un periodo formativo in enti, istituzioni legate ovviamente alla loro formazione. Anche la 13ª edizione del corso Valori Identitari e Imprenditorialità è finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, servizio corregionali all'estero. È un progetto specifico che rientra nella programmazione annuale dell'ente Friuli nel mondo, finanziata su bando regionale. E voglio sottolineare la presenza di 11 studenti, tutti argentini, c'è la presenza di una ragazza che rappresenta anche il Focolar Furlan di Apostoles nella provincia di Misiones, nel nord dell'Argentina. È la prima volta che riusciamo a portare in regione e in Friuli un soggetto appartenente a questo nuovo Focolar che è stato fondato in tempi di crisi durante la pandemia e questa, diciamo, è la ciliegina sulla torta del progetto. Tutti gli studenti, come dicevo, sono argentini e faranno rientro fra circa un mese nei paesi di residenza. Per l'università questo è un corso appunto che coinvolge un numero ristretto di persone, ma è fondamentale. Questo rapporto, diciamo, della nostra università con il suo territorio e con le persone che hanno le radici in questo territorio è un rapporto che è stato fondamentale nella nascita di questa università e continua ad essere fondamentale. L'università cerca di coniugare questo radicamento nel territorio con un'apertura internazionale sempre più forte e questa apertura spazia ovviamente in primis in Europa, in particolare nei paesi, diciamo, dell'Europa dell'Est, però diciamo, il Sud America rappresenta un interlocutore naturale proprio per la presenza di molte persone che sono figli o discendenti dei nostri immigrati, per cui credo che iniziative come queste contribuiscano a rinsaldare, a coltivare questo tipo di rapporti e a rendere il nostro territorio, diciamo, sempre più attrattivo. La nostra ambizione è che i nostri laureati, i nostri diplomati, i nostri autori di ricerca si fermino nella nostra regione, nel nostro territorio, a lavorare trovando delle opportunità molto interessanti e speriamo e crediamo che lo stesso possa essere anche per persone che vivono in altri paesi e in particolare appunto pensiamo che anche persone che hanno così questo radicamento, questa origine nel nostro territorio possono essere estremamente interessate. Come ti trovi qui in Friuli? Benissimo, è stato un ricevimento bellissimo,
E siamo arrivati due giorni fa e oggi è il primo qui all'università. In che generazione sei? È quarta generazione, sì, è quarta o quinta generazione siamo. Io e mio bisnonno se n'è andato in Argentina quando aveva 7 anni, e quindi io sono la quarta generazione. Un legame con le radici che si sente ancora? Sì, 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 veramente per questo questa esperienza è così tanto importante per noi, perché sempre noi diciamo che portiamo nel cuore tutto quello che ci hanno lasciato i nostri nonni, e tornare da loro è bellissimo, veramente. Sì, sì, è veramente bellissimo, emozionante. Sì. Termina qui la prima parte di A voi la linea, ritorneremo dopo la pubblicità dove in primo piano faremo vedere le immagini della vittoria delle Eagles di Cividale, tra poco. Bentornati ad A voi la linea, siamo al basket, la vittoria per le Eagles di Cividale alla prima gara della finale dei playoff promozione per la 2, decisive 2 triple nei minuti finali che chiudono la gara 65-52 in un palazzetto che fa segnare il nuovo record storico di pubblico con 1700 persone. Ma quanto bella è la pallacanestro, quante emozioni ti regala, anche la partita in cui si fa fatica ai periodi a quarti a segnare, punteggio basso. Ma quante emozioni, quante roba, è una roba meravigliosa, per quello io sono innamorato follemente del basket, perché ti regala magia, no? Adesso siamo in piena magia e chi ci ferma qua? Avanti tutta, però abbiamo vinto solo la prima, loro sono forti, ma insomma siamo in finale. Come ti aspettavi vincevano e come l'hai vista? Ma sì, insomma, sì, se noi non alziamo il livello nel terzo quarto rischiamo. Nel terzo periodo quarti è stata una parte molto tattica, anche molto contratta secondo me. Poi nel terzo quarto abbiamo fatto questo strattone e l'abbiamo portato fino in fondo, è uno strattone che ha fatto la partita. Poi loro sono tornati meno 4, ma l'inerzia è la nostra, è 1-0, ci mancano ancora 2 vittorie, ancora 2. A cominciare da martedì. È da martedì. Appuntamento così però. Appuntamento così, è una finale di playoff e le finali non capitano sempre. Lo scorso anno l'abbiamo affrontata col fattore campo a sfavore, quindi 7 febbraio eravamo 0-2. Poi sono tornati qua, è stato fighissimo, sono stati 2-2. Però eravamo sempre a rincorrere, capito? Era diverso. Quest'anno ci ha fatto un mazzo tanto per arrivare primi, per poter avere il fattore campo a favore, e se non lo sfruttiamo siamo dei pirla. Quindi oggi l'abbiamo sfruttato, vi dai di sfruttarlo ancora martedì, e poi capiteranno 2 trasferte da loro e abbiamo visto che tipo di ambiente troveremo, caldo. Quindi è lunga, la serie è molto lunga. Non dobbiamo avere fretta di vincere, dobbiamo solo goderci una per volta. Coach, che bel sorriso, appena cominciata però le ha dato buoni segnali questa gara 1 della vittoria. Buoni segnali perché abbiamo vinto, che è una cosa decisiva ovviamente, è la più importante in questa finale, però abbiamo visto quanto è difficile, abbiamo visto che tipo di avversario incontriamo, abbiamo visto che per andare avanti a vincere dobbiamo giocare meglio, e quindi questa partita ci deve insegnare molto, dobbiamo imparare e già martedì dobbiamo fare una partita migliore di stasera. In che cosa in particolare? Sicuramente nella circolazione di palla in attacco abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, infatti abbiamo segnato un po' di più. Nel primo tempo abbiamo giocato molto su iniziative individuali, la loro difesa ci costringeva, ci forzava degli uno contro uno, quando invece sarebbe stato meglio muovere la palla, cosa che abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, però dobbiamo fare meglio in assoluto in tutta la partita. E poi difensivamente abbiamo, al di là di una partita impostata anche bene, con un piano partita rispettato, però per esempio quel momento che ci hanno messo 3 bombe in fila e sono rientrati in partita è stato proprio un calo di tensione, bravura loro ma anche errori nostri che non dobbiamo ripetere. Si parlava pochi giorni fa di cosa vede di diverso rispetto a un anno fa, insomma cosa c'era nelle sensazioni dei suoi prima di questa gara, come li vede approcciarsi a questa finale proprio anche nella mentalità? Ma sai, quello che c'è di diverso lo dobbiamo dimostrare sul campo. C'è un anno in più di esperienza, c'è un anno in più di lavoro insieme, c'è una consapevolezza diversa, l'anno scorso era tutto nuovo, però queste cose le dobbiamo dimostrare sul campo. Adesso l'anno scorso dopo questa partita eravamo 1-0 per gli altri, quest'anno siamo 1-0 per noi e questa è la cosa fondamentale di diverso, però è ancora tutto da fare, tutto da conquistare, è un playoff di finale e quindi 1000 insidie, 1000 difficoltà, è il bello del basket e il bello dei playoff.
appuntamento a martedì ancora con questo pubblico. Con questo straordinario pubblico, un aiuto importantissimo. Ci contiamo perché veramente sono il sesto uomo. Gara 1 è andata e 1 è fatta, con che sensazioni, cosa ti lascia? Un po' di insoddisfazione perché non siamo stati realmente noi durante tutta la partita. Abbiamo sbagliato un sacco di cose e non si sputa mai su una vittoria. Abbiamo vinto, è una buona cosa. Adesso ci concentriamo perché non è assolutamente finita. Vigevan è una buonissima squadra e l'ha provato durante tutta la partita che può rientrare a qualsiasi momento. Quindi dobbiamo farci trovare prontissimi per gara 2. Cosa ti ha colpito di loro? Come te li aspettavi a livello di rapporti di forza? La squadra no, è una buonissima squadra, giocano solidi e non mollano mai, quindi con loro devi sempre stare sul pezzo. Però anche voi non mollate, cioè avete trovato il modo sempre di riallungare nei momenti decisivi? Assolutamente no, siamo stati bravissimi sotto questo punto di vista a stringerti in difesa e a continuare a produrre cose buone in attacco. Posso dire una sensazione, che vi vedo concentrati ma tutto sommato sereni, c'è questo nello spogliatoio o no? Non sereni, tranquilli, ma consci. Più che sereni è uno spirito di fiducia che regna tra di noi, quindi è questo che ci spinge a lavorare insieme. Gara 1, insomma la strada è ancora lunga, però che sensazioni dopo questa gara? Bella, bellissima, è uno sport incredibile. Dobbiamo soffrire fino all'ultimo, questa è la prima, ce ne sono altre, quindi duri al pezzo perché il progetto sta prendendo forma così come lo immaginavamo, quindi siamo felicissimi. Felicissimi e dicevamo, commentavamo già l'altra volta alla fine di gara 5 delle semifinali con Davide Mikalic, è impressionante quanto è stato creato in 2 anni. Sì. Nemmeno 2 anni. In tempi rapidi, sì, si è costituito un qualcosa che ha dell'incredibile. Però nasce dalla base, quindi dal territorio, e questo credo ci faccia ben sperare per un futuro più forte. Cosa le è piaciuto oggi di più della squadra? Come li vuole vedere martedì? Ma io ho sempre detto, voi dovete sempre dare il massimo, non dovete mai guardare dietro, dovete avere sempre la convinzione di aver dato tutto quello che potete. Poi alle volte si può anche perdere, però è meglio vincere come oggi. In un palazzetto pieno. Sì, questo è bello perché vuol dire che la popolazione ha risposto, aveva bisogno di sentire qualcosa di così caloroso e anche la squadra aveva bisogno di questo, quindi questi giocatori sono fantastici. Parliamo di fotografie del nostro territorio con Diego Cinello, che ha realizzato un grande lavoro raccontando a modo suo le 4 valli del Natisone. Ci racconta tutto Daniele Paroni, che è assieme al fotografo Diego Cinello. Grazie della linea, sono con Diego Cinello, che è di fatto il papà di questa creatura fotografica unica nel suo genere, almeno negli ultimi tempi. Allora Diego, qui che cosa abbiamo combinato? Qui abbiamo fotografato in un lavoro che mi ha preso gli ultimi 2 anni, ho ripreso le valli del Natisone, le 4 valli del Natisone, più l'alta valle del Torre. Ecco, quanto lavoro c'è? Ripeto, ci ho messo quasi 2 anni perché io faccio foto panoramiche della Carnia, delle nostre montagne, e poi giro per il mondo da 30 anni. Queste qua non riuscivo mai a farle perché, se vedete, il bosco, lo spopolamento, l'avanzamento del bosco impedisce di riuscire ad andare in alto e fare una ripresa. Per cui, perché solo adesso? Perché adesso la tecnologia, insomma, ho comprato un drone, ma un piccolo drone, un giocattolino, no? E con quello sono riuscito a superare il livello del bosco e con una serie di foto, 5, 6, 7, messe vicino, assemblate a mosaico, sono riuscito a ottenere queste immagini. Quanta soddisfazione c'è a guardare il lavoro di tutto questo tempo? Più è difficile, più ci si soddisfa poi se il risultato c'è, insomma. Ecco, dicevi che hai fatto le foto anche nella Carnia, sopra vediamo un altro tuo lavoro. Sì, quella lì è fatta ancora nel 99, per esempio, quindi si vede quanti anni sono. Ma poi ho girato tutto il mondo, mie mostre sono andate in America, in Giappone, in giro per l'Europa. Ho avuto fortuna, diciamo. Ma questa qui mi era rimasta sullo stomaco perché non riuscivo a farla. Vedi che le valli sono molto tortuose e in più c'è il bosco. Diego, dobbiamo fare un ringraziamento. Sì, siccome sono foto complesse
costose, e noi Friuli siamo un mercato piccolo, non è che ci si rifà con il numero delle copie. Per cui grazie all'Istituto Sloveno di Cultura di San Pietro Matisone, insieme le poche forze che abbiamo siamo riusciti a fare questo lavoro. Ecco. E cosa ti manca da fotografare? Adesso io l'avrei anche già fotografato, ma siccome è costoso, il punto di pareggio è costoso, mi manca la pedemontana occidentale, e cioè quella zona che va da San Daniele fino al Piancavallo, tutti quei paesini, da Ragogna in là, Forgaria, Clauzetto, Vito d'Asio, Prades, tutti questi paesini che li ho ripresi dai tetti dei prosciuttifici di San Daniele con un teleobiettivo potentissimo ed è lunga 3 metri. Costa, per cui faccio fatica a trovare, dovrei trovare un altro istituto che mi aiuta, insomma, a pubblicarla. Allora, io ringrazio Diego Cinello, ha 77 anni, è di Fagagna, è un fotografo professionista, questo non occorreva dirlo perché basta vedere il risultato della sua arte. A voi la linea. Grazie Daniele Paroni, chiudiamo qui, ma alle 14 ritorneremo in diretta con uno speciale lezioni, Alessandra Salvatori in studio, diversi collegamenti dal territorio per seguire lo spoglio dei diversi comuni al voto. Grazie per l'attenzione e buona giornata.